prima. Vediamo se riesco a farle vedere. Non so se riesco. Il dopo. Scusa, andiamo là.
ce l'ha dato gratis. Il gelato. Così. Ma è piccolino. Ma non arriva. Non arriva nessuno. Aspetta. E minchia, quante cazzo ci vuole? Adesso arriva. Per fare il nuovo. Sì, l'anno prossimo. No, adesso. Lì è in cima. Ragazzi. E allora? Per andare giù. Mamma mia. Adesso. È già da un minuto che sto aspettando. Mi fa male il braccio. Io questo qua ho paura. Di essere al mare, mentre io no, perché se tu guardi in fondo si vede che è chiusa la piscina. C'è un po' troppa gente. Thank you.
preso quello rotto, perché guarda qua sotto. Cioè, non so io. Ma il problema è che... Il problema è che qua si scarica subito. Non dura tanto la batteria. Cosa fai? Vuoi far fuori così a basso? Tu, quelle più brutte devi fare per te. Perché abbiamo preso il treno alle 7, poi siamo arrivati a Milano e poi da Milano dovevamo prendere quello di Como. Dato che siamo arrivati a Como alle 9:30 era tardi, così poi non c'avevo voglia più di registrare perché ero stanchissima e alla fine siamo rimasti anche a casa, non siamo neanche usciti la sera. Comunque, detto questo, volevo fare una recensione sul posto in cui siamo andati.
voglio dire quello che penso. Non ho comprato niente a parte questo, che questo qua grande, dove mettevi le granite. Sceglievi ad esempio tre gusti di granite e mettevi qua dentro le granite. Solo questo con attaccato, diciamo, questo qua, praticamente lo abbiamo pagato 5 euro. E se non sbaglio c'ho anche lo scontrino. 5 euro, solo per quello. Compreso ovviamente i tre gusti di granite. Però a prescindere da questo, volevo farvi vedere due acquisti che ho fatto da Amazon, dato che li devo usare ve li faccio vedere adesso, così almeno dopo vi dico cosa ne penso in 10 minuti, il posto in cui siamo andati, anche perché è tardi, sono già le 5:30, non so se riuscirò a pubblicarlo alle 7, dato che in più lavoro stasera, e o alle 7 o alle 9 spero di riuscire a pubblicare questo vlog. Comunque, ho acquistato questo libro, credo che chi segue Sabrina sa di questo libro, dove parla di una ragazza che ha avuto una malattia e suo padre ha scritto questo libro dedicato a lei. Questo l'ho pagato 11 euro e qualcosa, o 12, non mi ricordo, dato che lo volevo leggere perché lei ha detto che è bellissimo, emozionante, e allora questa ragazza che si chiama Monica, che è morta praticamente, è dedicato a lei. E l'ho comprato, per cui lo leggerò e vi farò sapere com'è. In più ho comprato questo. Finalmente sono riuscita a prendere la luce per fare i video. Non mi ricordo come si chiama, giustamente. Invece di 20 euro era scontata e l'ho pagata 6 euro. E allora non potevo lasciarla qui. Adesso vi faccio vedere cosa c'è dentro. Questa è la scatolina. Ci sono... c'è il cavalletto fatto così, dove attacchi il telefono. Poi c'è un altro, questo qua grande e lungo, che tutti e due si allungano, dove c'è il gancio, dove ovviamente agganci la luce, non mi viene il nome di questa, di come si chiama, vabbè. L'ho provata, fa un casino di luce ed è una bomba. Per 6 euro secondo me ne valsa la pena. Ovviamente poi la proverò e vediamo come mi trovo. Cioè, metto il cellulare tipo così e poi dietro metto la luce. Anche può cambiare il colore, può diventare freddo, caldo lo puoi, diciamo, abbassare, alzare, puoi spegnerlo perché c'è il telecomando sulla luce. E poi vi faccio vedere l'ultimo. Dentro c'è anche il telecomando, che già ne ho già due, però vabbè, per il cellulare, per far sì che lo spegni e lo accendi. Infatti io ne avevo, cioè ne ho già due di questi, dato che sono scema potrei usarli invece di tutte le volte di spegnere dal tasto sul cellulare invece di usare il telecomando. Vabbè, comunque c'è dentro anche la pila in più. Queste qui sono le cose che ci sono dentro e che trovate ovviamente nella scatola. Se mi trovo bene ve lo dico e poi ve lo linkerò giù nel video, ovviamente non in questo ma il prossimo vlog che farò, che sarà non so quando. E niente, questi qui erano i due acquisti che
dato che questo lo volevo utilizzare, ve lo volevo far vedere. Per cui, aspetta, c'è scritto LED luce ring light. C'era scritto qua. Non so se si vede. Comunque, questi sono stati i miei due acquisti che ho acquistato lunedì in questa settimana e mi sono arrivati martedì, cioè un giorno, perché io ho usato Prime, dato che pago 4 euro al mese di Prime. Ogni volta che acquisto su Amazon, in un giorno mi arrivano le cose. Queste sono state, diciamo, gli acquisti. Poi, in breve, vi dico cosa ne penso. Allora, praticamente siamo andati, dove avete visto, a Caneva, se non sbaglio. Dovrebbe pronunciare così. È un parco, ci sono due, uno Moviland e l'altro Caneva Park, acqua o qualcosa del genere. Io sono andata a quello dove c'erano gli scivoli che avete visto e le piscine, due o tre piscine. Vabbè, comunque avete già visto. Allora, le piscine, gli scivoli, eccetera, erano sporchi, come avete visto, che si è visto anche nel vlog, nel video, nella clip della GoPro, quando ho messo la GoPro nell'acqua, si è vista la piscina, per cui avete visto già la piscina che era già sporca, quella che la piscina delle onde. Quella era sporca, ma anche le altre erano tutte sporche, tranne forse una grande, che però mi sembra che non ho ripreso. Per cui, piscine sporche. Dovevi fare un'ora di coda a scivolo. C'erano pochissimi scivoli. Il biglietto l'ho pagato 28 euro a persona, per cui già il prezzo è già troppo per quello che c'è dentro, quindi pochi scivoli. Il mangiare solo per due panini, 20 euro. In più ci hanno regalato quello cioccolato tipo gelato, quello cos'è, sarà stato un euro, neanche ci avranno regalato quello. Il mangiare costava un po', per cui diciamo che partiva dai 20 euro. Il negozio dove volevi acquistare tipo il magliette, costumi, poi c'erano le calamite eccetera, partivano, se non sbaglio, dai 10 euro in su, una cifra esagerata alta. Non ti bastavano neanche 5 euro per comprare una calamita, per farvi capire. Ovviamente non igienizzavano gli scivoli, robe varie, non pulivano niente, perché c'era anche tipo la sabbietta tutta sporca, tutta piena di sigarette, robe varie, carte in giro eccetera, per cui pulivano poco, cioè proprio era tutto sporco. Non rispettavano le distanze, la mascherina, niente. Cioè praticamente, dico, quando vai al bar eccetera, non è che rispettavano tutto. E diciamo che io, cioè almeno io, non pensavo che era così un po' brutto. Non mi sono trovata tanto bene, siamo stati lì dalle 10, da quando apriva, fino alle 5, siamo stati lì, perché poi avevamo il treno alle 7, per cui ora che ti pulivi, eccetera, ti vestivi, eccetera, ci voleva un po'. L'armadietto costa 5 euro per mettere dentro praticamente le tue cose, non so, tipo zaino, eccetera, 5 euro già lì tanto, perché okay, che fai tutta la giornata, che ne so, dalle 10 alle 7, però dopo che fai la, tipo che ne so, stai lì dalle 10 alla 1/2, dopo un po' ti annoi, perché ti fai tutti gli scivoli, ma poi ci metti anche un'ora, perché era troppo affollato, c'era troppa gente, sinceramente non mi è piaciuto. Anche perché non potevi, cioè al pomeriggio poi è iniziato a esserci troppa gente e facevi fatica a farti il bagno.
E vabbè, a parte quei 5 euro di armadietto, che diciamo che erano un po' troppo, per cui fatevi il calcolo, 28 euro ingresso, io ho speso, se non mi sbaglio, 56 euro, o 50, adesso non mi ricordo, l'entrata, poi 5 euro di biglietto, di armadietto, poi 20 euro a mangiare lì, che poi per fortuna non abbiamo mangiato la sera, perché sennò... Poi c'erano i ristoranti, che lì dovevi pagare 20 euro a persona solo per entrare nei ristoranti. E praticamente era costoso. Preferirei allora andare a Gardaland a questo punto. Per cui io non lo consiglierei, perché non è stata una cosa divertente. Abbiamo provato i gommoni, quelli blu, dove facevi il giro e basta. Non è che facevo chissà cosa. Gli altri non abbiamo provati, ovviamente poi non ho potuto registrare, eccetera, perché era pericoloso sugli scivoli. E poi non mi facevo un'ora di coda. E poi le recensioni, ovviamente se andate a vederle, sono tutti negativi. Cioè, ce ne sono pochissime positive, ma le altre sono tutte negative. Per cui se andate a vedere sul sito è tutto negativo, e anche la mia recensione è negativa, perché sinceramente non mi sono trovata bene. Poi ripeto, almeno le piscine dovevano essere pulite prima, poi era troppo appiccicoso, cioè non lo so, per cui tra i prezzi, tra la pulizia e tutto il resto, secondo me non ne vale la pena spendere 28 euro. Per cui io mi sono trovata male, non lo consiglio. Andate a Gardaland, che tanto lì è vicino, fate prima che andare in questo. L'altro non sono andata perché dovevi spendere altri 7 euro per entrare a persona, e c'erano le giostre, tu entravi dentro e... Questa è la mia recensione, questo è quello che penso. Fatemi sapere se anche voi siete andati e come vi siete trovati. Ovviamente questo vlog non voglio che dura troppo, le mie solite parole. Questo è il mio look, mi sono fatta... Pronto? Grazie. Allora, questo è il mio colore, mi sono fatta il colore, ho tagliato i capelli perché facevano cagare. E infatti all'inizio del vlog vi ho fatto vedere sia il mio colore che il taglio e la conciatura, eccetera. Niente, detto questo, ho detto tutto, non voglio che il video dura tanto, perché non so neanche... quando lo pubblicherò, se domani o se riesco alle 9. Detto questo, spero che il vlog vi sia piaciuto. Scusate se dura un po' troppo, ma spero di no, perché non so mai quanto dura un vlog, dato che sono tante clip. Non lo so, io lo scopro sempre quando devo montare il video, ovviamente. E niente, detto questo, prima che parlo troppo, ci vediamo al prossimo vlog. Mi raccomando, iscrivetevi al canale, un bel like, seguitemi su Instagram, che lì ci sono tantissime foto. Ovviamente vi aggiornerò sempre prima su Instagram che su YouTube, su quello che faccio. E detto questo, io vado a finire di montare questo vlog, se no non finirò più. E niente, ci vediamo al prossimo video. Ciao!